1, 2, 3. Sono Paolo Buonvino, faccio il compositore di colonne sonore e non solo. Mi trovo nel Salento per cominciare a organizzare e provare questo concerto per la Notte della Taranta. Questa Notte della Taranta, di necessità virtù, è diversa dalle altre. Un omaggio più emotivo che dinamico, quello che io sto cercando di fare è di enfatizzare l'aspetto più legato a emozioni che hanno a che fare con questa terra, che hanno a che fare con i vissuti delle persone che hanno dato questa tradizione. La particolarità straordinaria di questa tradizione è che la musica guarisce. Questa musica che guarisce è un evento specifico di questa zona molto forte. Così come le tarantate, queste persone più sensibili, avevano una sensibilità tale da diventare, da sentirsi oppressi. Oggi la metafora è quella che tutti abbiamo delle oppressioni, oppressioni di carattere molto diverso. L'arte ha la possibilità di curare, di guarire questo. E la musica è in particolare, c'è un imprinting così ancestrale che non chiede permesso all'intelletto. Partire dalla tradizione in cui appunto la musica serviva per sciogliere questi nodi delle tarantate, per provare a sciogliere i miei nodi e quelli di chi suona. Fare musica d'insieme deve nascere, secondo me, dalla conoscenza delle persone, perché poi queste storie sono quello che nella musica viene rappresentato in una forma, diciamo, non prettamente narrativa, ma emotiva. È come una sceneggiatura emotiva delle proprie storie.